con Mister Pontarola al termine di questo triangolare congiunto con Lecco e Vogherese, una sconfitta con la Vogherese, ma meritava di più la tua squadra, molte occasioni e un buon pareggio con il Lecco. Sì, faccio una valutazione generale senza fare distinzioni delle due partite, insomma, delle cose molto positive sicuramente, altre migliorabili, però ripeto, è un periodo dell'anno dove ci sono molte variabili, incidono molte cose, incide quando sei partito, che carichi di lavoro hai fatto, però ripeto, ho detto anche i ragazzi prima del triangolare, ho visto tanta disponibilità, tanta serietà, tanta professionalità e anche tanta qualità, e quindi ci sono gli ingredienti giusti per far bene. È chiaro che noi siamo appena partiti, dobbiamo migliorare tante cose, dobbiamo trovare intese, meccanismi, però ci sono buone sensazioni. Calcio non d'agosto, ma di fine luglio. Adesso come procede la preparazione? Procede che domani facciamo l'ultima seduta al mattino, poi abbiamo un giorno e mezzo di riposo e torniamo settimana prossima, quindi mercoledì pomeriggio ci ritroviamo al Paianini nel centro sportivo nostro, riprendiamo la preparazione e continuiamo il nostro percorso di crescita cercando di migliorare dopo giorno e di prepararci bene per la prossima amichevole che è con l'Ambrosiana, se non ricordo male, e quindi fare questo avvicinamento alle partite ufficiali per farci trovare nelle migliori condizioni possibili. Perfetto, grazie mister. Grazie a te.